Ciao, sono Alessio Rosati, sono il costumista di questo progetto, Prato Inglese, del Teatro Stabile di Torino. I due progetti che stiamo affrontando sono Romeo e Giulietta e After Juliet. Con il regista Filippo Dini abbiamo deciso di raccontare nei due spettacoli due punti di vista leggermente diversi. In Romeo e Giulietta il punto di vista è esterno e l'idea è che i giovani vivono in un mondo creato dai grandi, di guerra e di devastazione, con appunto dei riferimenti a Fast and Furious o comunque a degli scenari apocalittici, e all'interno di questa storia di guerra si sviluppano e nascono le loro storie, i loro amori. Nell'altro progetto, After Juliet, invece il punto di vista è dai giovani all'esterno, nel senso che abbiamo voluto quasi cercare di passare attraverso il loro sguardo per vedere una realtà urbana, anche degradata, anche di periferia, attraverso dei linguaggi visivamente più vicini all'urban graffiti, ai murales, come se questa loro carica di ottimismo, questa loro carica di esuberanza, di vitalità, riuscisse a trovare i colori e la poesia anche in mezzo a dei luoghi ordinari. Sul primo progetto, Romeo e Giulietta, con i miei collaboratori Alberto e Veronica, stiamo realizzando delle patinature, degli invecchiamenti. I costumi, che sono soprattutto vintage o trovarubato, sono stati prima trattati con la carta vetrata e con altri strumenti per logorarli, e poi stiamo intervenendo con delle patine per creare le profondità, le ombre e tutti gli effetti di invecchiamento. Invece, per After Juliet il processo sarà completamente diverso, perché si tratterà di realizzare una sorta di graffiti direttamente sugli abiti, quindi con aerografo, con rullo, pennello, spugne, strollo, quindi con colori vivi, quindi non un invecchiamento ma proprio una pienezza cromatica.